Tutta la notte pregavamo, tutta la notte facevamo preghiera, c'era anche un vescovo cattolico che stava con noi alla preghiera. Con i nostri cuori siamo di là. Se noi siamo credenti, se vediamo la difficoltà, non possiamo stare fuori, ma siamo di là chiedendo a Dio di aiutarci. Lei conosce persone che sono su in Ucraina o comunque nelle zone di guerra, in Donbass o a Kiev? È in contatto con loro? Come stanno? Come stanno le cose? Cosa succede lì? Loro piangono e noi piangiamo con loro. Loro solo mi raccontano cose difficili, come difficile. Io sempre ascolto loro e gli dico che sì, oggi così, ma domani Dio può aiutarci a fare la pace e darci che quello che noi chiediamo. Qua pregate insieme, ucraini e russi, ci spieghi sta cosa? Perché siete tutti, diciamo, c'è un legame comunque qua come comunità, giusto? Sì, sì. Sì, per i credenti non c'è la nazionalità che sta fuori. La Chiesa unisce tutti e se noi siamo credenti, allora non diciamo chi siamo, di quale nazionalità. Tutti le nazionalità sempre pregano per tutto il mondo, per ogni nazionalità, per ogni problema. Siamo insieme chiedendo a Dio di perdonarci e di darci la pace e benedirci.